bracioline d'agnello per un maestro della griglia, Salvatore. Ciao, ciao Salvatore. Fabrizio, ciao. Guarda cosa ti ho portato, delle bracioline meravigliose, fra l'altro vedi, con il filetto e senza, quindi anche qui come le vuoi interpretare? Guarda, stavo giusto preparando una marinatura per esaltare il gusto della carne, ma non coprirlo totalmente. Cosa ho fatto? Ho aggiunto dell'olio, ci vuole sempre una parte base grassa. Base d'olio, quindi, certo. Una parte acida, che ho usato dell'aceto di mele, molto bene, aromatico. E in più, cosa ho fatto? Ho aggiunto dello zucchero. Ah, quindi sei andato proprio a bilanciare una marinatura e anche a recuperare un agro che mi permette poi di aggiungere una spezia. La menta è una cosa sacra. Io poi vivo in Marocco, ci sono 27 tipologie di menta in tutto il Marocco, quindi è una cosa sacrissima. Ma cosa c'è? Qualcosa di bianco? C'è proprio la puntina di un dente di aglio, non troppo. Aglio. Giusto un attimo per dare l'aroma. Questa volta te lo lascio, va bene, un po' di aglio, ma non molto, eh. Sai che sono un po' draculiano, ah, no? Sì. Quindi, ah, va bene, ci sta. Senti, immagino che dovremmo utilizzare questo. Esattamente, no? Se tu intanto mi prepari le braccioline, certo, io finisco la nostra marinatura. Certo, quindi tu hai creato questa marinatura che fra l'altro si riesce a legare bene. Posso lasciare? Ho messo delle foglioline di rosmarino, posso sì, lasciare? Sì, assolutamente, è sempre una parte aromatica che non disdegna il nostro agnello. Ti volevo chiedere, la marinatura in effetti è un qualche cosa che spesso influisce in parte determinante sulla carne per quanto decidiamo noi, ovvero se decidiamo di fare una marinatura più lunga riusciamo a penetrare più profondamente la carne, invece in questo caso tu hai detto una roba leggera, esatto, che dia solo un retrogusto. Come ben hai detto, gli intenti delle marinature sono quelle di o portare sapore all'interno della carne o semplicemente aromatizzare la superficie della carne. Certo. E tutto viene giocato con il tempo. Certo. Lo versi tu? Sì, vai. Lo verso io. Perfetto. Io se cosa faccio? Potrei anche fare così se te sei d'accordo. Alziamo un po'. In questo modo facciamo andare anche sotto, ecco, vedete. E così la marinatura uniformemente ci copre. Perfetto. Della carne e lo cuociamo là. Credo che sia arrivato il momento anche di cucinare le nostre bracciole. Cosa dici? Esattamente, sì. Noi abbiamo aspettato questi 5 minuti. Allora, andiamo a prepararci. Guarda, così te le passo. Io nel frattempo ho già preriscaldato una bella piastra ceramicata nel nuovo Genesis 2. Bellissimo. Tieni, certo, io te le tengo, tu le appoggi, vai. Guarda, l'unica operazione che dobbiamo fare attentamente è quella di asciugare. Ah, asciugare. Questo me lo dicono spesso. Questa è una delle regole fondamentali della griglia un po' evoluta. Perché? Perché noi vogliamo andare a creare una crosticina leggera in superficie e per delle reazioni chimiche che non stiamo qua magari, certo, a dilungarci troppo. Non stiamo a parlare di Maiardo, di quant'altro, che ormai tutti conoscono. Tutti conoscono. È diventato famoso quasi come Guglielmo Marconi, Maiardo, in cucina. Vabbè, ha inventato una. Certo. Inventato, la caramellizzazione, esatto. Consiglio di appoggiarle prima dalla parte grassa, perché così creeremo un grasso piacevolmente posso commestibile. Posso provare con le mani, mano, a mano libera? Uno, e guarda, tac, eccola, guarda. Perché una delle cose più piacevoli del grasso è quando è croccante. È bello croccante. Senti, ma ad esempio, per quanto tempo adesso dobbiamo lasciarle al di là della cottura, per completare la cottura, ma sulla parte grassa? Quanto tempo? Guarda, ad occhio possiamo lasciarle là sui 5 minuti solo sul lato grasso, in modo tale che frigga un po'. Chiudiamo, così le temperature così anche recupera. Aumentano e circolano. Certo. Aumentiamo leggermente La temperatura. La portiamo adesso su. Adesso in 5 minuti si preparerà il lato del grasso e poi andremo a voltarle come delle scottadito classiche. Certo, italiane. Hai fatto sono bene. Sono preso e sono partito. Giriamo? Le lasciamo ancora certo sull'altro lato. Possiamo anche... Ho preparato dell'olio. Sì. Che andiamo a spennellare. Abbiamo oliato per bene questo lato. Per quale motivo metti l'olio in aggiunta? Perché l'olio veicola il calore molto più velocemente, quindi mi porta alla temperatura sopra i 140 gradi che mi permette la crosticina croccante. Ho capito.
grignello. Se vuoi, che prendiamo, dici? Anche la pizza, quella un po' più corposa. Secondo me ci siamo. Ci siamo. Alla grande. Le andiamo ad adagiare semplicemente. Guarda, te le sistemo io. Scusami. Tranquillo. Spettacolare. Guardate. Andiamo a mettere un po' di menta fresca. Questa la mettiamo davanti in maniera che sia un trionfo proprio. Due foglioline fresche di maggiorana alle nostre carote. Salsina, che non è altro che la nostra base marinata, che ho tenuto da parte senza essere quella dove abbiamo marinato. Certo, una salsa. E la vado ad aggiungere, che gli ridona l'aroma agro, dolce, volutamente ricercato. Vai. Direi che questo piatto è straordinario. E come sempre vi ricordo che chiunque può essere bravo in cucina, purché ci metta passione. Parola di Becker e di Salvatore. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.